Salve, sono Cristian Sartori del ristorante Arcemboldo di Canavaccio di Urbino e oggi vi presento i maltagliati al tofu di sottobosco, un piatto che stiamo facendo in questo momento nel nostro locale. Gli ingredienti che useremo nella nostra preparazione di oggi sono gli asparagi, porcini, del guanciale di maiale, cipolla, carote e pomodorini. La preparazione della pasta verrà fatta con farina di mais, uova e farina. Cominciamo la preparazione del nostro piatto mettendo dell'olio extravergine d'oliva di cartuccito in pentola. Accendiamo il fuoco. Aggiungiamo la cipolla che abbiamo affettato. Anche le carote le abbiamo affettate. Nel frattempo che cuoceranno le carote e la cipolla, andremo a affettare i funghi porcini. Gli asparagi, lasciando le punte intere. Useremo i porcini e gli asparagi in pentola. Aggiungiamo poi anche il guanciale. Lasciamo cuocere un paio di minuti. Nel frattempo andremo a preparare i nostri maltagliati. Facciamo una fontana di farina. Aggiungiamo un poco di polenta e un uovo. Andremo a impastare il tutto. Una volta finito di impastare, abbiamo ottenuto una pasta bella omogenea. Andremo a prendere il nostro mattarello, lo sposeremo nella nostra spianatoia di farina. Cominceremo a stendere la nostra pasta. Una volta terminata la sfoglia, andremo a tagliare i nostri maltagliati servendoci di una rotella. Allora, aggiungeremo nella nostra pentola i pendolini, un pochettino di basilico. Dopo circa 3-4 minuti i nostri maltagliati cominceranno a venire su e saranno pronti. Andiamo a impiattare il nostro piatto. Aggiungiamo una fogliettina di basilico, un pendolino, un goccetto di olio sempre del nostro extravergine di cartuccito e del pepe mulinello. Al nostro piatto possiamo abbinare due prelibatezze della nostra provincia. Parlando di vino bianco, io propongo un Bruni 54 dell'azienda vinicola La Montata di Sant'Angelo in Vano. Parlando di birra, consiglierei una Ubi rossa della ditta Collesi. Non mi resta che dirvi buon appetito.